È da tanto che non faccio un video, potevo anche farmi la barba. In realtà ultimamente non c'è stato molto da dire, a parte qualche vicissitudine sportiva di cui ho comunque parlato sulla mia pagina, però l'altro ieri a Misano è successo qualcosa di veramente eclatante ed interessante. In realtà la tripletta tutta italiana, ossia la vittoria della Porta in Moto3, la prima vittoria in carriera, la vittoria di Bagnaia in Moto2, spettacolare e meritata, e nonché la vittoria di Dovizioso che ha battuto in modo inequivocabile Marquez, Lorenzo, Vignales e anche Rossi, non se l'è filata nessuno, dato che tutta la stampa, anche quella mainstream, quella generalista, ha fatto come al solito, tornando al solito vizio, quello di parlare di moto solo quando c'è un morto o qualcosa di spiacevole. Persino il TG5 è aperto con la faccenda di Fenati, Fox News, immagino anche Cani e Segugi, Unghie, surreale ma coerente con gli ultimi anni. E così gente che non sa nemmeno che cosa sia la Moto2, tantomeno che ci corra Fenati, è diventata ad un tratto interessata ed esperta e via tutto il resto. Sul carrozzone ci sono saltati tutti quelli che si occupano della faccenda di solito, rendendosi in parte ridicoli, e quelli che non se ne occupano mai, rendendosi addirittura patetici. Ci tengo subito a dire che il gesto di Romano Fenati è assurdo, spiacevole, disdicevole, pericolosissimo e soprattutto indifendibile sotto tutti gli aspetti. Tirare, al di là di come, al di là di quanto, al di là del perché, la leva del freno di un avversario è una cosa senza giustificazione, se non quella della follia del bullismo, o perlomeno della reazione eccessiva, se si vuole essere generosi. Una specie di depravazione, che è facile considerare come una malattia incurabile, se non, con l'eliminazione del malato stesso. Tenete bene a mente questa cosa, perché il discorso che sto per fare è un po' alternativo, un po' benaltrista, forse è un po' diverso. E magari qualcuno può pensare che in qualche momento io cerchi di giustificare Fenati, non è così e ci tengo a non venire frainteso. Romano Fenati è stato nell'ordine sospeso per due gare dall'organizzatore, licenziato dal team, prelicenziato anche dal team dell'anno prossimo che avrebbe dovuto schierarlo in Moto2 insieme proprio a Manzi, e questo è abbastanza interessante, l'avversario verso il quale ha compiuto la scorrettezza che tutti ormai conosciamo bene. È arrivata la giustizia sportiva da parte dell'organizzatore, la giustizia contrattuale da parte del suo team e anche la giustizia dell'immagine e della carriera che gli ha precluso la prossima stagione con un team la cui collaborazione era già decisa. Uno potrebbe pensare che potrebbe bastare, una pena non può ripulire una coscienza o un gesto, mai, ma deve essere commisurata all'infrazione per quanto possibile, con lo scopo di educare. Vale persino per gli assassini e i terroristi che tornano dopo un po' a reinserirsi nell'ambiente che hanno danneggiato in maniera decisamente maggiore di quella di Fenati. Per Fenati è arrivata anche la gogna mediatica istantanea da parte della stampa e da parte del popolo dei social, che è sempre più rapido al giudizio, allo sfogo e alla forca, non importa se capendo bene quello che è successo o no, senza sforzarsi di capire il perché del regalo del fantoccio da bruciare per distrarli da qualcos'altro, da qualcun altro che non funziona. Non mi va di passare per quello che ha capito cose che gli altri non arrivano a capire, perché non è così. Io esprimo solo opinioni, ma vorrei provare a fare un'analisi che mi piacerebbe ascoltaste prima di continuare con il linciaggio, e mi rivolgo soprattutto a quelli che sono stati più duri. Fenati non è né il primo né l'ultimo professionista che provocato perde la testa reagendo in maniera sproporzionata all'offesa. Lo stesso Zidane è tornato a giocare a calcio pur macchiato, per fare un esempio elementare. Sulla provocazione a Zidane si è insistito molto, su quella a Fenati invece no. Manzi, che un santo non è, lo ha provocato per tutta la gara. I due si sono risposti ed erano decisamente sotto osservazione da parte della direzione di gara, che sono convinto avrebbe dato bandiera nera a entrambi entro breve. Colpevolmente o meno, non lo so, non ha fatto in tempo. E uno dei due ha esagerato per primo con i risultati che abbiamo visto. Il gesto di Fenati è diseducativo, volgare, plateale, ovviamente pericoloso, ma sulla concretezza e sulla intenzionalità letale, cioè quella di uccidere, ho veramente molti dubbi. Sulle moto si frena con due dita e con due dita ci si capotta, anche persino con la mia. Per come la vedo io, il gesto è assurdo per il solo essere stato fatto da parte di Fenati, ma è un atto intimidatorio nei confronti di uno che gli rompeva le scatole. Volendolo veramente far volare, avrebbe potuto e avrebbe fatto di meglio dal punto di vista della forza e dell'efficacia. L'accusa di tentato omicidio, sventolate in giro anche poi dal Codacons, sono a mio modesto avviso ridicolo.
i 20 bar millantati dalla parte avversa, che sono circolati anche sulla stampa che dovrebbe avere una certa qualità, quella specializzata, nemmeno l'uomo di pietra dei Fantastici 4 riuscirebbe ad applicare 20 bar con due dita a 200 km all'ora sulla moto di un altro dall'esterno con un'altra mano. Non che la pressione non vi sia stata, ma lo sanno bene onestamente tutti che i numeri sono inventati ed esagerati, pronti per essere dati in pasto a persone che li hanno ripetuti come Vangelo senza percepirne l'entità, gente per la quale 20 bar fino al giorno prima erano solo 20 posti in cui andare a bere. Questo la dice lunga su quale sia la strada che si sia deciso di intraprendere subito e quali siano le verifiche che non siano state fatte pur di accettare qualcosa che era tanto eclatante e sbagliato quanto comodo e liberatorio. Abbiamo visto Skytech per qualsiasi cosa, con Rallent in moviola, arrivando a negare anche dichiarazioni di piloti pluricampioni del mondo per il solo avere un computer con i disegni nelle freccette, ma nessuno si è preoccupato di dire che nessun essere umano, nemmeno da fermo con la moto sugli stalli, potrebbe mai applicare una pressione nemmeno lontanamente comparabile ai 20 bar dichiarati anche avendo quattro mani. Cambia qualcosa dal punto di vista dell'indecenza del gesto e della sua pericolosità? Niente. Dal punto di vista dell'onestà intellettuale, della caccia al mostro, in questo caso cambia molto. E già questo dovrebbe far pensare e preoccupare. Fenati, che ha fatto la peggior scelta possibile, sotto i migliori riflettori possibili, si presta perfettamente alle necessità forcaiole, essendosi lui stesso infilato il cappio da solo al collo e salendo anche sullo sgabello. È un recidivo, è un rissoso, è un incontrollabile, è un ingestibile ed è un reietto cacciato dal mondo perfetto dell'Academy, benefattrice che si è affrettata 2 anni dopo, come se ve ne fosse bisogno, ad emettere un ulteriore carico da 11 dopo averlo estromesso, con un "non siamo riusciti a gestirlo", che lo marchia 2 anni dopo ulteriormente come un delinquente, lo marca a fuoco come pericoloso, un criminale a piede libero, non compiutamente punito e rieducato, quasi immeritevole ancora di correre già prima del fatto, e dà luce verde a tutti gli sfoghi possibili dei neotelemetristi, neoingegneri, neodirettori di gara ed esperti. Il famoso ma non troppo famoso, il privilegiato a fare un mestiere fortunato ma non troppo privilegiato da essere intoccabile, il campione potenziale che butta via tutto nel water autodistruggendosi e attentando alla vita del candido collega mentre tanti bravi piloti più meritevoli di lui stringono la cinghia, sono a piedi, si incastrano perfettamente nel nostro caso. Fenati è l'imperfetto e per questo il più perfetto dei colpevoli. È il dead man walking ideale e i capo dell'informazione, i fluffer della notizia, non devono nemmeno spingerlo. Va solo scartato e servito perché è già pronto e si è mezzo cucinato da solo con il suo gesto nel microonde dei social che ci mette pochissimo. Sbattere il mostro in prima pagina è presto un dovere, una gara alla quale non si sottrae nessuno. Del resto è facile condannare un gesto così indifendibile, eppure ci hanno insegnato che a colpi di DVD che una spallata è una cosa buona, che un taglio di variante sulla sabbia è una furbata, è l'equivalente di un gol di mano alla Maradona non visto dall'arbitro contro il nemico che se lo merita, e che un calcio è una cosa giusta se la controparte è già stata preventivamente inquadrata come bimbo minchia negativo. Però per Fenati non vale. Per lui ci deve essere la chiusura di carriera, che tanto soddisfa chi una carriera non ce l'ha più o non ce l'ha avuta mai. Eppure non è né il primo né l'ultimo scalciare, spallare e strizzare la leva del freno di un collega. Il grande Angel Nieto lo fece a Lazzarini facendolo volare per davvero e fu considerato un guascone il grande 12+1. Fenati non se lo può permettere perché i suoi jolly se li è già giocati. Per cui per lui c'erano in freezer un odio ed una punizione esemplare pronti da consumare da parte di chi decide. E chi è andato dietro al trend non ci ha nemmeno pensato al perché e al per come. Era comodo e si è prestato. Io sarò anche un complottista, ma nessuno mi toglie dalla testa che altri avrebbero avuto ben diverso trattamento. E non è nemmeno un'ipotesi astratta la mia, perché abbiamo già visto che ad alcuni è permesso tutto e ad altri proprio niente, che siano campioni affermati o campioncini che ancora non hanno vinto niente ma hanno la livrea giusta. Il popolo dei social, che io
tanto amo e odio e a cui devo molto, rispecchia la società, ma è la società stessa amplificata e velocizzata. È onesta, è sincera, ma pensa poco. Si è comportata come la plebe nella Rivoluzione francese, ha visto un privilegiato non troppo forte da potersi difendere e l'ha spinto alla gogna, pronta per lui da un bel po'. Tutto l'odio di vite non riuscite è sfociato nei classici, in un corale gigantesco e urlato: adesso andrai anche tu a lavorare. Mi hanno scandalizzato molto certi piloti ed ex piloti, alcuni dei quali ricordo con precisione protagonisti di scorrettezze simili se non peggiori, fatte però nel chiaroscuro e in tempi meno social e con meno copertura mediatica, cercare di rifarsi una verginità a spese di uno sì colpevole ma anche malcapitato. Pochi si sono fermati alla semplice condanna del gesto, molti hanno cercato la loro rivincita in un guai al vinto che pensavano potesse dare loro ristoro. Non mi hanno scandalizzato invece, perché lo sapevo, i soliti giornalisti a gettone, quelli che per anni hanno fatto finta di non sentire i bu del podio di Misano e di tante altre occasioni, quelli che hanno sminuito i fantocci bruciati, le teste di porco impalate, quelli che hanno sminuito gli insulti e gli auguri di morte, che continuano perfenati su Instagram a lui, alla sua fidanzata, alla sua famiglia, e che però si sono scandalizzati per un gesto scorretto come fosse la peggiore delle uscite. A gettone, appunto, perché è stato perfetto che il gesto indifendibile sia stato fatto dalla persona che entrava nel modo migliore possibile nello stampo della macchina del fango già preparata per lui. Se l'organizzatore, la giustizia, infligge una pena che può essere considerata lieve, io penso questo, 2 giornate affenate sono poche, 6 posizioni in griglia per Manzi, che non è quindi del tutto innocente, è giusto che il team, ossia il genitore sportivo del pilota, scelga una posizione più esemplare. Il licenziamento per me è decisamente giusto, perché si rifà di un reale danno subito e perché è operato da chi ha tutti i diritti e gli strumenti per decidere di far pagare a Fenati questa e altre intemperanze che magari noi non conosciamo nei dettagli. Più perplesso mi lascia il licenziamento preventivo da parte del team dell'anno prossimo, i cui valori, leggendo la stampa e le vicissitudini che riguardano alcuni suoi esponenti, non ho ben compreso. La decisione mi è sembrata prematura e pretestuosa, e sembra più rispondere ad una richiesta del futuro compagno di squadra, oltre che alla voglia di pubblicità, che a una reale rettitudine sportiva. È un'opinione personale, come tutto questo pezzo, non esprime alcuna certezza, e spero che i protagonisti non me ne vogliano se non me la bevo. Comprendo la casa madre, ma Fenati fino a sabato non era un angelo, oppure quello che dicevano di lui non era vero e allora era già vittima prima di diventare egli stesso carnefice. Lo volete sapere una cosa? A me di Fenati, come professionista che sbaglia, in fondo non interessa niente, sono tutti fatti suoi. È giusto che paghi, non mi voglio soffermare sul tema del tentato omicidio che fa ridere perché nelle moto a 200 km all'ora qualsiasi gesto antisportivo potrebbe essere considerato tale, viste le conseguenze probabili. Anche una mancata precedenza di un automobilista o un motociclista allora dovrebbe essere considerato così. Il Kodakos mi fa ridere nella sua disperata ricerca di una ragione d'essere e di visibilità su un tema in cui non c'entra, quando non riesce a difendere milioni di italiani nelle cause in cui invece si dovrebbe impegnare. Non mi voglio soffermare nemmeno sulle scuse del pilota, che sono pensate male, scritte peggio e sarebbero sempre considerate tardive, artificiali, inutili e ridicole, anche se le scrivesse il miglior comunicatore del mondo. Io Fenati lo punirei mandandolo in una comunità di recupero che gli insegni a gestire la rabbia e che gli faccia assaggiare una vita meno privilegiata di quella che ha, pur preservando e canalizzando il suo talento, per poi rimetterlo in pista non appena pronto a essere uno sportivo di cui essere nuovamente orgogliosi, a costo di impiegare molto tempo. Giustizia sì e gogna no. Non va bene la gogna perpetrata e preparata da quelli che sono padroni di tutto e vogliono rincarare la dose per vendicarsi, schiacciando ulteriormente uno che è già schiacciato solo perché possono farlo e solo perché gli torna comodo. E non va bene nemmeno la gogna di quelli che non sono padroni di niente, che spingono a morte il privilegiato che loro non sono riusciti ad essere o che ora non sono più, sperando di trovare un momento di sollievo in questa cosa o di tirar su qualche briciola compiacendo i guardiani del campo di concentramento dell'informazione, che gli possano così dare il biscottino. Il reato qui non è quello di tentato omicidio, ma di tentata rivalsa e di tentata pubblicità.